Tesori, ciao tesori, ciao tesori. In questo video mi trovo qui nel mio studio, nel mio angolino dei ricordi, perché voglio raccontarvi qualcosa della mia famiglia. Quindi sarà un video molto semplice in cui io parlo e se vi va di ascoltare quello che ho da dire, mi ascoltate, altrimenti potete usare la mia voce semplicemente per addormentarvi. Quindi cominciamo subito con questa storia che vi voglio raccontare oggi. Allora, tesori belli, vi voglio raccontare come si sono conosciuti i miei genitori. Il suono che sentite di sottofondo è la stufa che ho spento perché non facesse rumore, ma è ancora in fase di vento. È un rumore bianco che spero non vi dia fastidio. Mentre qua dietro di me c'è allontano per non farla sentire eccessivamente. Allora, i miei genitori si sono incontrati per la prima volta a Viareggio, al mare. Mia mamma era a pensione, perché adesso si chiamano tutti hotel, ma all'epoca c'erano le pensioni. Era a pensione nello stesso posto dove si trovava la mia nonna paterna, la mia nonna Liliana, che aveva portato al mare il figlio piccolo che si chiamava Luca. Tra mio padre è nato quando mio padre aveva già 26 anni e quindi era piccolino la prima volta che i miei genitori si sono incontrati. Quando si sono incontrati la prima volta, non so che età avessero, ma non si erano guardati minimamente. Mia nonna Liliana, perché ci aveva scambiato qualche parola, e quando mio padre era andato al mare a trovare sua madre e il fratello piccolo, l'aveva incontrata e conosciuta, si erano presentati, ma non era scoccata nessuna scintilla. Poi è passato il tempo. In auto con degli amici e hanno deciso di venire a ballare fuori dal Lucca, perché mia madre abitava qua dove abito io, vicino a Montecatini. Mio padre invece veniva da fuori Lucca e credo che volesse andare a ballare con i suoi amici. Erano sull'autostrada, chiacchieravano e si sono dimenticati di uscire all'uscita giusta proprio per andare ad Alto Pascio. E a quel punto hanno detto: vabbè, proseguiamo e andiamo nella sala da ballo. Non ricordo se era a Chiesina
degli anni 60, era circa il 64, forse un pochino prima, non ricordo, forse il 64, sì, perché non sono stati tantissimo tempo fidanzati. All'epoca c'erano le sale da ballo con le orchestre e si ballava il ballo liscio, quindi sono andati a finire sia a Chiesina, ma non ricordo all'epoca come si chiamasse questa sala. E a un certo punto, quando erano lì, mia mamma l'ha visto e l'ha riconosciuto e l'ha chiamato e gli ha detto: ciao Giovanni, ti ricordi di me? Sono la Giovanna, ero al mare con tua mamma e tuo fratello, come stanno? E da lì hanno cominciato a chiacchierare e poi hanno anche cominciato a ballare. I miei amavano ballare e hanno continuato ad andarci anche fin da vecchi, fin quando mio padre poi non si è sentito male, perché mio padre è morto giovane, morto a 64 anni. Però fino a quell'età lì andavano a ballare alle varie feste o anche nelle discoteche, quelle proprio adatte, andavano con gli amici, insomma, gli è sempre piaciuto ballare. E mio padre era un bravo ballerino, anche mia mamma, ma mio padre era particolarmente bravo. E quindi hanno cominciato a ballare. E poi che cosa è successo? Che anche la settimana dopo, di andare ad Alto Pascio, è andato a ballare sempre lì. Scusate, ma mi sto rendendo conto che invece di guardare in camera sto guardando il cavetto che connette il telefono al microfono. Scusatemi, spero che questo non disturbi il vostro rilassamento. E così hanno cominciato a frequentare. Avevano già avuto delle esperienze e finalmente si è zittita la stufa, ma ormai il video è quasi finito. Mio padre aveva avuto tante esperienze prima di mia mamma qualcuna, ma ricordo che mio padre disse a mia mamma, disse a mia nonna che aveva incontrato Giovanna a ballare. Nonostante mia madre avesse 27 anni, quando usciva con mio padre, a buio doveva essere a casa e quindi mio padre si doveva essere innamorato davvero tanto per sottostare a queste regole. Fatto sta che comunque poi nel giro di un anno si sono sposati, forse perché comunque avevano deciso che erano le persone giuste l'una per l'altra. In una chiesina di Santa Maria, che era la parrocchia di mia mamma, perché all'epoca abitava al Borgo. E mia mamma aveva un vestito molto semplice che mi è sempre piaciuto tanto. Hanno fatto un pranzo e io sono sempre rimasta affascinata filmini del matrimonio. Poi
Noto.